Non passa giorno che questa meravigliosa associazione, che è la Croce Rossa Italiana, venga attaccata sul giornale o su qualche telematico per scandali, scandaletti o presunti tali che vengono dichiarati, vengono documentati, vengono raccontati da colleghi giornalisti o semplicemente da persone che vogliono scrivere qualcosa. E la cosa è gravissima, anche perché sono domande che la gente si fa. Queste sono cose che la gente dice e che non riesce a ottenere risposte. Un giornalista chiede, Croce Rossa metabolizza e annuncia querela. Un altro giornalista domanda, mostra documenti. Croce Rossa che fa? Non risponde e querela. Annunciare una querela significa far spendere soldi ai soci, perché poi queste querele le pagano i soci, specialmente quando sono, come spesso accade, temerarie. Annunciare una querela significa nascondersi dietro un dito e non parlare dei fatti che sconvolgono in questi giorni Croce Rossa Italiana. Croce Rossa Italiana, meritoria associazione, passata attraverso i secoli, indenne, e che ora rischia di crollare dietro un mare di bugie. Il mare di bugie che certi signori stanno agitando per proteggere i loro interessi. I contrattini non verranno mai tirati fuori dai cassettini. I contrattini non usciranno mai dai cassettini, perché i principi vengono diluiti dagli interessi. Gli interessi di certi signori che stanno distruggendo l'associazione di volontariato più grande d'Italia. Quindi ancora articoli sui giornali, ancora articoli su internet, nessuna risposta da parte di Croce Rossa Italiana. Non ci sono argomenti validi? Si dica. Sono bugie? Si dimostri. È facile. Basta tirare fuori due pezzettini di carta, magari assieme ai famosi contrattini, dai cassettini chiusi a chiave. Il resto sono bugie. Le bugie che stanno facendo morire questa meravigliosa associazione di volontariato.